Ovviamente, lo spiegherà lui, sono un po' diverse dall'impasto. Adesso c'è un impasto. Deve aggiungere 2 uova al chilo di farina, un po' di olio in più, 25-30 grammi di olio, sale e un po' di burro. E si impasta tutto e vedi come questa qua praticamente. No, adesso Nicola ci fa vedere giusto come si stende, come la stende. Questa è la parte che ho fatto prima. Ovviamente è chiaro che al momento non ha avuto ancora la giusta lubrificazione, credo. Però ce l'avevamo su. Ovviamente li potete riempire con a vostro gusto, questi sono riempiti con pancetta e provola, ma si possono riempire secondo il gusto di ognuno in casa, quindi si fa una 2 uova, un po' di farina, la versetta in lievito, 20 grammi di olio, sale e un po' di pepe. Questo è il pasta e viene con questa pasta qua. O ci metto l'olio o un po' di succo e ce l'ha. Ecco qua, si schiana così, poi si riempie, si farcisce, capite? Poi si arrotola e si fa una specie di panetto. Ti metto quelli che si vuole mostrare, provola, mangetta, a piacere, e si gira così. Poi si taglia. Poi si taglia. Pronti per l'assaggio? Vediamo se riesco a portarlo.